Ciao a tutti, appassionati di storiografia militare e bentornati di nuovo nel canale di Venezia 90. Anche questa sera farò un video in prima persona per il semplice motivo che mi è difficile, trattando l'argomento di questa sera, poter editare il video facendovi omaggio di fotografie, footage, eccetera, e tutti i vari documenti che si possono trovare su YouTube. Questo perché, a parte anche per un discorso per evitare il copyright, che delle volte YouTube ci va anche giù pesante, ma semplicemente perché l'argomento che andrò a trattare questa sera presenta veramente dei documenti, diciamo, che li possiamo contare sul palmo di una mano. Ovviamente io accontento anche le richieste degli utenti iscritti al mio canale e giustamente ho accolto la richiesta dell'amico Luca Foroni, che mi ha chiesto di parlare dell'eccidio di Civeno. Allora, sappiate che quando si parla di stragi compiute dai tedeschi durante la loro occupazione dell'Italia, questo dal 1943 al 1945, perdonate il frasario, ma praticamente è come andare a mettere le mani nel letame. Perché ho voluto parlare di questo eccidio? Allora, innanzitutto perché è un eccidio un po' particolare. Voi vi starete chiedendo perché è particolare? Semplicemente perché, come scritto dal libro di Mimmo Franzinelli, Le stragi nascoste, si tratta di una strage senza colpevoli. E adesso andrò a raccontarvi un po' che cosa avvenne il 12 luglio del 1944. Intanto vi faccio questa piccola premessa del luogo e della località. Innanzitutto, principalmente, si tratterebbe dell'eccidio di Fossoli. Fossoli era una località al di fuori della bellissima cittadina di Carpi, nell'Emilia Romagna, in provincia di Modena, dove appunto sorgeva un campo di concentramento gestito, almeno dopo l'8 settembre del 1943, dalle SS, capitanate dal tenente Karl Müller. La strage, l'eccidio, avvenne nel poligono della località di Civeno. Ormai queste due frazioni, chiamiamole così, sono quartieri della città di Carpi, con l'urbanizzazione che soprattutto si è sviluppata tra gli anni 70 e 80, sono stati inglobati nello stesso comune di Carpi. A Civeno però sorgeva il poligono di tiro delle truppe della Repubblica Sociale Italiana, e lì appunto fu compiuto l'efferato eccidio. Allora, nell'eccidio morirono all'incirca 67 persone. Scusate, ho un piccolo gobbo più che altro, perché non è che posso, per darmi un aiuto ragazzi, perché non posso ricordare tutto. E è stato definito dalle autorità come l'atto più efferato commesso nell'Italia occupata dall'SS su persone internate in un campo di concentramento. Veniamo agli eventi. La versione ufficiale dell'SS è che l'esecuzione dei prigionieri fosse una rappresaglia per l'uccisione di, non ricordo se fossero 7 o 10 militari tedeschi, avvenuta a Genova il precedente 25 giugno 1944. Tale versione però è stata spesso messa in discussione. In effetti l'eccidio, ragazzi, è molto, innanzitutto è tuttora, se vogliamo, senza colpevoli. Poi tra l'altro ha sempre scatenato polemiche, discussioni e parecchie controversie. E appunto tale versione venne spesso messa in discussione per il semplice motivo che le rappresaglie i tedeschi solitamente le facevano in prossimità, parte che in prossimità geografica quanto temporale, rispetto alla causa scatenante. Quindi praticamente, se pensiamo noi all'eccidio delle Fosse Ardeatine, le facevano tutto sommato nel luogo. Le ipotesi alternative ritengono che l'evento di Genova fu un pretesto ripreso a posteriori, dopo che gli alti comandi di Verona e Fossoli avevano individuato una lista di prigionieri ritenuti altamente pericolosi. E questo per diversi motivi politici, militari, eccetera, eccetera. Altri elementi anomali della versione ufficiale sono:
Il manifesto apparso il 6 luglio del 44, solo a Genova però, a cui si annunciava la già avvenuta fucilazione di 70 prigionieri come rappresaglia per l'attentato del 25 giugno, ed il fatto che la lista inizialmente contenesse 71 nomi venne ridotta all'ultimo a 70, presumibilmente per meglio simulare un concetto di rappresaglia. Scampò all'eccidio il signore Bernardo Carenini. Bel culo della Madonna, diciamo. Come avvenne la pianificazione del massacro? Sì, perché che vi piaccia o meno, che siate così o così, di un massacro si tratta. Proseguì con l'interdizione all'accesso al poligono di tiro di Cibeno per le truppe. Come vi dicevo prima, il poligono era un campo di addestramento al tiro con le armi da fuoco per le truppe repubblichine, e con lo scavo di una fossa ad opera, questo, di prigionieri ebrei. Alle persone destinate alla fucilazione venne detto, questo l'11 luglio, che sarebbero state trasferite in una diversa baracca del campo per permetterne la mattina successiva la tradotta verso i campi di lavoro in Germania. Il trasporto venne organizzato con 3 viaggi in autocarro diretti al poligono di Carpi e non alla stazione ferroviaria come precedentemente era stato promesso ai prigionieri, che avrebbero dovuto essere in totale 20 persone e il primo scaglione e gli altri 25 i successivi. Dell'ultimo gruppo riuscì a salvarsi Teresio Olivelli, che praticamente Olivelli cosa fece? Si nascose all'interno del campo di prigionia, all'interno del campo di concentramento di Fossoli, in una delle baracche, lì stette nascosto da prigionieri, compagni di fiducia, si può dire, perché anche lì bastava una parola in più e te saluto. E in effetti per settimane l'Olivelli ricevette la copertura di prigionieri fidati. Olivelli rimase nascosto fino all'inizio di agosto, quando l'intero campo venne svuotato mentre le truppe alleate si avvicinavano con il fronte alla zona dell'Emilia-Romagna, e i prigionieri furono trasferiti nel campo di concentramento di Bolzano, altro argomento che tratterò in seguito, specie perché chi gestiva quel campo, oibò, chi era? Un ucraino arruolato nell'SS. Strano ma vero, i santi ucraini. Sono un po' carogna, eh? Vabbè, per farla breve, perché c'è poco da scherzare, comunque. Olivelli morì nel campo di Ersbruck, in Germania, il 12 gennaio del 1945. Delle 69 persone trasferite al poligono, 2 del secondo gruppo riuscirono a sfuggire alla morte. Come riuscirono a sfuggire, vi chiederete voi? Semplice, aggredirono una delle SS dei soldati di guardia mentre giungevano al poligono. E nel mentre che venivano allineati a bordo della fossa per ricevere la scarica da parte la prima scarica da parte degli esecutori, i due riuscirono a salire, i soldati tedeschi avvicinatisi per sparare a loro e balzarono in un pertugio del recinto di filo spinato, dileguandosi nella campagna. A seguito della rivolta, anche i tedeschi riportarono danni testimoniati dalle vistose fasciature con cui gli altri prigionieri li videro tornare ai campi per il terzo trasferimento. In effetti, per precauzione, poi le guardie ammanettarono il terzo scaglione di prigionieri che dovevano venire fucilati. Il conteggio ufficiale delle vittime fu per lungo tempo incerto. L'episodio di Olivelli, come già citato prima, rimase a lungo sconosciuto, tanto che appunto Mario Fasoli e Eugenio Yemina, perdonate se ho pronunciato il nome in maniera scorretta, comunque i due fuggitivi, riunitisi alle truppe partigiane, fuggendo dal campo e ignari della sorte dell'Olivelli, alimentarono in buona fede la notizia di essere gli unici dei sopravvissuti. L'esumazione dei corpi, praticamente il riconoscimento delle salme, fu alquanto difficoltoso, perché avvenne soprattutto grazie all'iniziativa personale, ricordiamoci, del dottor Angelo Bianchi Bosisio, perché sopra di esse, subito dopo l'esecuzione, fu sparsa della calce viva. Le vittime furono tutti uomini, provenienti da diverse regioni per un'età compresa tra i 16 e i 64 anni. Tra di loro anche, che sicuramente ne avrete sentito parlare, il famoso generale Dalla Rovere.
alla nascita, all'anagrafe, scusate, Giovanni Bertoni, protagonista del famoso romanzo Il generale della Rovere, istruttoria di un processo, scritto dal compianto e forse uno dei migliori giornalisti d'Italia, Indro Montanelli, e anche del film Il generale della Rovere di Roberto Rossellini del 1000, mi pare che fu girato alla fine, sulla fine degli anni 50. La stampa dell'Italia liberata diede grande rilievo all'esumazione delle vittime e alle esequie solenni del 24 maggio 1945, avvenute presso il Duomo di Milano e celebrate allora dall'arcivescovo dell'epoca Alfredo Ildefonso Schuster, il famoso arcivescovo che appunto cercò di quantomeno creare dei colloqui con Mussolini gli ultimi giorni appunto di vita della Repubblica Sociale Italiana. Che dirvi, ragazzi, una strage, uno degli episodi, degli eccidi più cupi e controversi durante l'occupazione tedesca dell'Italia settentrionale. L'unico che ne parla è Mimmo Franzinelli nel libro Le stragi nascoste, e vi ripeto, libro che vi consiglio assolutamente di recuperare e leggere, perché spiega come e perché la strage rimase senza colpevoli. E volete sapere chi erano i colpevoli? Ve lo dico subito. Questo dal documento dell'archiviazione del procedimento per l'eccidio di Fossoli Cibeno. Dal Tribunale Militare di La Spezia, ufficio del giudice per le indagini preliminari, decreto di archiviazione. Il giudice per le indagini preliminari, dottor Marco De Paolis. Gli imputati: Tito Karl Friedrich, nato a Veldrum, Germania, il 14 maggio 1911, sottotenente dell'SS, in tedesco SS Oberleutnant. Hans Hage, nato a Marisch Schönberg, Germania, il 1 giugno del 1905, maresciallo dell'SS, in tedesco Unteroffizier. Konstantin Seifer, lituano, alias di Meyer Albert, nato a Chernikov, Lituania, il 10 maggio 1927, soldato semplice, da non confondere con Misha Seifert del campo di concentramento di Bolzano, altro boia assassino che fu condannato quasi all'età di 90 anni. Rikov Otto Feldwebel, che, scusatemi, aiutatemi voi, non so che cosa vuol dire, e Koenig Josef, nato a Neumarkt il 10 maggio 1906, pure lui Feldwebel. Per il reato di concorso in violenza con omicidio contro privati nemici e violenza contro prigionieri di guerra, aggravata e continuata, articolo 13.185 del Codice di Procedura Militare. Per avere, quale appartenente alle forze armate nemiche dello Stato italiano, tenente delle SS germaniche e comandante del campo di concentramento istituito dalle autorità tedesche in Carpi, Fossoli, Modena, provincia di Modena, in concorso con il maresciallo Hage Hans, vicecomandante del campo, e con altri militari appartenenti alle SS germaniche, allo Stato non ancora identificati, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed agendo con crudeltà verso le persone con premeditazione cagionato la morte di 67 persone che non prevedevano parte alle operazioni belliche, ossia trovavano internate quali prigionieri di guerra nell'indicato campo di concentramento, in cui al seguente elenco, che non vi sto ad elencare, scusate, perché 69 nomi, anzi 67, sono un po' tantini. Ve li citerò molto probabilmente in descrizione. Bene ragazzi, se volete sapere meglio rispetto al mio video, ma ho fatto un video il più breve possibile per accontentare una richiesta, come giusto che sia, ma semplicemente per ricordare uno dei peggiori eccidi avvenuti in Italia durante l'occupazione germanica, che non, ovviamente, come vittime, come numero di vittime, non superiamo di certo gli eccidi più violenti di Marzabotto e Sant'Anna di Stazzema, per citarvene i due più importanti, però comunque vi fa capire il modo di ragionare degli occupanti tedeschi, vi fa capire che cos'era l'occupazione tedesca dell'Italia nel periodo 1943-45. E Mimmo Franzinelli ci spiega il perché nel dopoguerra questi soldati, come volete chiamarli, criminali, come volete chiamarli, non si fecero nemmeno, la maggior parte, un giorno di galera, oppure semplicemente perché dopo il 1994 furono poi imprigionati, probabilmente, o processati, per dirla meglio, probabilmente per dare un contentino alle vittime, quanto che
un uomo che gli si viene data una condanna all'età di 80, tra gli 80 e i 90 anni, non so quanta giustizia possa essere stata fatta in quel momento. Si sarebbero dovuti processare, in base ai documenti stilati dagli alleati dopo la fine della guerra, e tra l'altro Franzinelli ci spiega il perché non ci fu una Norimberga italiana, e dobbiamo ringraziare un giudice procuratore militare che archiviò tutti i fascicoli nel 1960 con un ordinamento giuridico totalmente inesistente, archiviazione provvisoria. Solo in Italia facciamo una cosa del genere. Bene ragazzi, io sarei giunto alla conclusione. Se volete vomitare, fatelo pure, io l'ho già fatto, e abbiate pazienza al video, prendetelo per come è venuto. Ci sono veramente pochissime immagini disponibili nel web. C'è veramente poco o nulla su YouTube. L'unica fonte è questo libro qui, scritto da Mimmo Franzinelli, Le stragi nascoste, e tutte le faccende inerenti all'armadio della vergogna. Una degli episodi più vergognosi e merdosi, scusate la frase, che ci furono nell'Italia del dopoguerra. Quindi ragazzi, io ho finito. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale che è gratis, quindi non vi costa nulla, commentate, fatemi sapere le vostre considerazioni, opinioni. Sapete che il primo pirla che si mette a fare qualche commento al metodo Cazzon verrà immediatamente bannato, ok? Salvo che non voglia cercare dialogo, ma questo è un altro discorso. Io sono aperto al dialogo, ragazzi, purché i commenti vengano scritti con una certa intelligenza, perché a solo guardare il video di quel poveretto di Daniele del canale di Storia di Guerra, le cazzate che scrivono qui deficienti per l'occupazione della Corsica, evitiamo di scrivere le stesse minchiate per quanto riguarda una delle peggiori eccidi che sono avvenuti in Italia durante l'occupazione. Ve ne sarei eternamente grato. Like, commenti, iscrivetevi, condividete se volete, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!